like in a fiction when we serve. I wake up early and we go in time. Too much love, you will struggle. I feel like a danger when we survive. Sognare si può, buongiorno, 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 ho qua un alieno, esatto, direttamente dalla luna, assolutamente sì, un face off, benvenuto a Gigi Lesotre, grazie di essere qui. Grazie a te Ivana, grazie a te di darci sempre questa opportunità, a tutti i tuoi ospiti. Oggi veramente ho voluto sulla diretta Instagram. Face off. È stata veramente l'ultima novità, veramente oggi, fresca, infatti ho detto combinazione, devo fare la diretta con la mia amica Ivana e non potevo non stupirla con effetti speciali. Sì. Diciamo che tu già sei un tipo originale, no? Un effetto o speciale? Un effetto speciale, tutte sì, e due. Nel senso che tu sei legato alla moda, sì, tutto quello che fa tendenza. Già di tuo, sì, per il tuo mestiere. Beh, perché è il lavoro che faccio. Esatto, perché insomma il fatto di curare l'immagine. Ovviamente. Che ovviamente. C'è uno. Di riuscire a trasmettere anche le ultime novità, perché veramente face off, questa è veramente l'ultima novità nel campo delle visiere e non delle mascherine, perché ricordiamoci che le mascherine sono quelle che abbiamo qua, le mascherine, e queste sono le visiere. Questa è una caratteristica molto molto speciale e dobbiamo ringraziare veramente Roberta Ricci del negozio di ottica Ricci di Castiglione d'Asti, ma soprattutto il designer, Lele Danzi, che ha avuto questa ideona, perché per me è un'ideona. Classica mascherina, ma è un non è una mascherina, ma è una visiera. Ma potete svelarvi o è meglio nascondervi? Cioè, guardatelo. Volete un attimino spire con effetti speciali, la tenete giù. Se volete invece, come dire, spaventare, la tenete su. Ecco, questa qua è veramente l'innovazione delle visiere, proprio perché non è statica. Possiamo veramente alle tre posizioni, quindi quando siamo fuori, che c'è il sole, che ci batte, ci abbaglia, ci fa veramente effetto cappellino, lo chiamo, no? Perché mi permette di essere protetto. Hai ragione, mi viene da sorridere perché solari. Non ci avevo pensato. Sì, no? Raggi solari. Però, sì. Effetto cappellino. Poi è fotocromatica, quindi cosa vuol dire? Che alla luce del sole questa cambia colore. Non è un plastico. Perché non stiamo parlando di un plasticone, ma stiamo parlando di un materiale innovativo che mi permette di avere un po' anche la protezione dai raggi solari, quindi è veramente l'innovazione pura, veramente. Quindi, complimenti all'eleganza. È un paio d'occhiali giganteschi, gigante. Il mio sogno è sempre stato quello di coprire la faccia. Ok, l'eleganza ci è riuscito e grazie a Roberta Ricci di Costiglione me l'ha fatto scoprire, è veramente tantissime novità nella puntata appunto di Sognare si può. Il mio sogno, vedi, ogni volta che vengo qua si realizza un sogno. Bene, il mio sogno si è realizzato. Ecco, volevo anche dire questo, che questa visiera mi permette di non avere la mascherina. Esatto, quindi la mia domanda voleva essere quella, esatto, sostituisce completamente visiera, sicuramente a camminare, ok? Avendo questa visiera
posso tranquillamente non avere la mascherina. Anche in questo caso con te posso, intanto abbiamo il plexiglass che ci divide, esatto, siamo protetti, noi... ok, fai la tua mascherina, io la mia visiera. Ho comunque la mascherina appesa al collo, perché quando vado nei locali magari non tutti sanno che solo la visiera può bastare, allora io ho la mascherina, metto la mia mascherina e sono a posto. E finalmente perché come un occhiale, no? Un occhiale gigante, e quindi certo, il riflesso ci può stare, però è sempre meglio che essere coperti e bardati come non, cioè con una classica mascherina. Ma quello che voglio aggiungere, perché Lele Danzi ha avuto veramente un'ideone, ha fatto uno studio pazzesco, Face Off non è solo per gli adulti, è anche per i bambini. Esatto, questo mi dicevi ed è meraviglioso, sì, perché insomma potete vedere sorridere senza essere coperti, ma sai, un po' più liberi, sai, anche, no? Di il respirare. Fatto che, cioè, gli automatismi che abbiamo sempre avuto prima della pandemia, senza avere vincoli, no. E quello che sto riscontrando è libertà, il respirare, il sentire l'aria fresca che ti si imbatte intorno al viso, ed è meraviglioso. Vero, poi adesso arriva la primavera, insomma, sì, cioè, ma sai, possiamo anche godere un pochino. Essere con noi, tutti artisti. Fantastico, allora me li devi presentare. Assolutamente, tutte persone meravigliose, chi scrive, chi crea. Che bello. Cioè, sono veramente, chi dipinge, sono veramente tutte persone, oddio, sono tutte persone meravigliose, ma combinazione hanno proprio nel cuore la passione l'arte, per l'arte. Il bello. E questo, quindi, insomma, io li ringrazio sempre per essere in ascolto, per essere in interessati a tutte le cose strane che e arrivano qua oggi qui di cose strane ce ne sono, eh? Sì, cioè, sì. Potete... uno, eccolo qua. Sì. Perché è di più le cose belle che viene dagli altri, dalla natura e dalle persone che mi circondano e che ci circondano. E ti dico, guarda, il bello è, a parte che il bello è relativo, a parte tutto, perché cioè, cantiamo sì. Poi magari ci sono delle, diciamo, delle cose che sono un po' bruttine in, sì, in maniera universale, però anche lì tu dici che il brutto è brutto, cioè non possiamo, però sicuramente, ok, magari è brutto dal lato estetico, però sicuramente avrà delle qualità belle, no, sicuramente, sicuro. E poi come dico, è sempre, adesso a parte gli scherzi, è sempre una questione di gusti, certo. C'è una e poi nella diretta non si riesce a vedere con la telecamera. Allora io ho la mia mascherina, tiro sulla visiera, ok, e divento protetto, quindi stiamo nelle regole, ok? Sì, sì, calcola che nelle regole noi ci siamo sempre, perché abbiamo in mezzo il plexiglass. Appunto. Quindi a prescindere siamo, certo, sempre, per certo, fortuna, questo, assolutamente, in questo senso siamo sempre nella norma, guai nella se non norma fosse così, storia. Dobbiamo fare attenzione, giustamente, perché insomma vogliamo uscire da questo momento, no? Sì. Da questo momento. Oggi tra l'altro è la giornata nazionale del Covid, quindi ricordiamo comunque, cioè, tutte le persone che hanno perso i propri cari
per il Covid, di guardare a un po' di volte è la nostra guerra, ok? Noi non l'abbiamo vissuto la prima e la seconda guerra, quindi dobbiamo superare questa nostra guerra perché è veramente a livello mondiale, perché ha colpito tutto il mondo e come ogni guerra c'è poi la risalita, giusto? Assolutamente, tutto questo passerà, Sì, finirà. e infatti adesso è il nostro momento, è il momento delle persone soprattutto che hanno voglia. Giusto? Assolutamente, assolutamente una cosa volevo ricordare per quanto oggi non dimentichiamo. E scusate la mia voce, ma mi è andato non so cosa in fondo alla gola. Un rospo o il principe azzurro? Una briciolina della fantastica brioche che ci siamo mangiati. Stavo mangiando prima di andare in onda. Sì. No, quello che volevo dire è quanto sia importante non dimenticare, ma anche andare avanti, continuare a vivere, continuare a Sì. pensare, perché un altro modo, lo dico in maniera drastica, scusate, ma per morire è non vivere. Sì. E questo non dobbiamo permetterlo, perché già il momento è difficilissimo, dobbiamo continuare a tenere Certo. in moto i nostri progetti, il nostro cervello, affinché Possiamo continuare possiamo continuare a... a Sì, vivere e soprattutto sognare, giusto? assolutamente sì, perché sognare si può, E non no. è E peccato. non è assolutamente peccato, infatti. Eccola A proposito di lì, io sogni... l'aspettavo, io aspettavo. Allora, a proposito di sogni, Sì. allora, so che stai combinando quelle 1 barra 2 Anche barra 3 o 3 4. 4 cosine, ma Sì. allora, a parte, diciamo, ci sono un po' di progettini che accenniamo soltanto, che stiamo, diciamo, seguendo Sì, insieme. infatti la cosa bella è proprio questa, perché con Ivana stiamo, Ivana, Con Max, Max, con Vincenzo, Vincenzo, con Serafina, quindi Serafina, che che salutiamo. saluto di quello che è l'idea che abbiamo avuto qualche mese fa. Di realizzare appunto i nostri sogni, cioè tutti noi, queste persone che abbiamo menzionato, avevano un sogno e combinazione era un sogno comune. Quindi ci siamo ritrovati e abbiamo messo giù, scritto, anzi, questo l'ha fatto Vincenzo, Vincenzo, perché sì, l'ha fatto lui. diamogli i meriti a Sì, Vincenzo, sì, sì, che sì. abbiamo dato le idee tutti quanti, ma Vincenzo ovviamente sta facendo Lui, la stesura, esatto. la Ma stesura. d'altra parte, E lui lo lui vuole è fare, glielo lasciamo l'esperto e e noi glielo quindi, lasciamo fare. Ok? assolutamente. Quindi ci stiamo muovendo nel campo televisivo perché c'è veramente un progetto sicuro che sta scrivendo Vincenzo, ma poi ce ne sarà ancora un altro di seguito perché una cosa alla volta. E Sì. sì, perché sennò ci ammazza. E sono due progetti, ma parliamo di questo qua. Il primo progetto che deve andare in via è un progetto straordinario. Non solo noi. Poi, quindi continuate a seguirci perché nelle prossime settimane ci saranno veramente alcune rivelazioni, sicuramente, perché Esatto, ne scopriremo ne delle scopriremo delle belle. belle. Sì. Quindi questo E è uno dei questa, progetti. Quindi sì. E continuate a seguire sicuramente Ivana Posti, Sognare si può, anche Gigi anche Lesotre. Gigi, Se volete esatto. andatemi a cercare Gigi Lesotre, così almeno potrete vedere tutte le novità che ci riguardano insieme a Ivana. Ma anche Ma quelle che anche mi quelle riguardano, che stai, sì. esatto, perché, Sì, appunto, e vai. questa è una. E questa è una. Calcolando che ci siamo già dilungati, sono Dilungati. Ecco, passati 17 pensa minuti e a non ce ne siamo neanche accorti. Mi devi raccontare Sì.
diciamo, gli altri progetti, ce ne sono almeno due. Sì, 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 ci sono due grandissimi progetti. E sono, sì, sì, molto importanti. Diciamo quello concreto è The Look of the Year Italia, che sarà a settembre e avrò il piacere di presentarlo. Di presentare The Look of the Year Italia. Quindi, che cos'è, per chi non conosce The Look of the Year? È la modella e il modello dell'anno. Quindi, ragazzi che ci state ascoltando, ragazzi e ragazze, che cosa dovete fare? Semplicemente seguire la pagina di The Look of the Year Italia, oppure potete scrivermi a me in privato a Gigi Lesotre e vi darò tutte le informazioni, o comunque vi dirotterò su quella che è la pagina, per poter iscrivervi, perché ci sono veramente iniziate da pochissimo le iscrizioni per questo straordinario concorso che c'è in tutto il mondo e ce l'abbiamo anche noi in Italia. Io ho l'onore e il piacere di poterlo presentare. E quindi io sono onorata di avere qui con me il conduttore di niente popò di meno che The Look of the Year. D'altra parte, voglio dire, non potresti essere personaggio più indicato, visto anche il mestiere che fai, no? Certo, quindi certo. Insomma, hanno anche scelto bene. È stato veramente una bella cosa quando me l'hanno comunicato. Ovviamente ci sono rimasto, perché non me l'aspettavo, e quindi sono felicissimo, ecco, di questo ruolo. È un lavoro comunque duro, perché ci sono veramente tante cose da fare da qui a settembre, e ovviamente, non avendo, cioè, così pochi impegni, ho deciso insieme a Max, che salutiamo. Ciao Max. Insieme a Max abbiamo deciso di intraprendere un'altra avventura, che ovviamente la stiamo elaborando proprio in questo Covid permettendo, perché ovviamente dobbiamo sempre fare i conti con il Covid. Certo che sì. Noi abbiamo sperato. Occhio a quello che dici, esatto, sì. Perché tutto quello che dirai potrà essere usato, sì, contro di te. Noi non abbiamo speranza in politico, ma abbiamo speranza di vita, che che il Covid comunque sparisca, o comunque che ci permetta di fare una vita decorosa e dignitosa, sia noi che per i nostri figli. E vogliamo volare a Miami per la Fashion Week Moda Mare. Quindi è un'altra notizione. Sì, a luglio ci sarà la Fashion Week a Miami, e noi abbiamo tantissimi amici, contatti in Florida, quindi in Miami, e stiamo collaborando e stiamo veramente mettendo giù, abbiamo pochissimo tempo per poterlo fare. E questo che cosa consiste? Consiste nel cercare, perché noi vogliamo portare dall'Italia 8 stilisti, quindi 8 parrucchieri che vogliono fare in che non rivelo ancora il nome, ma abbiamo già trovato la stilista che ci darà i suoi capi per fare il servizio fotografico, ok? E poi ovviamente non vi sto a dire che ci stiamo mettendo in contatto con le più grandi riviste, da Vogue, Vanity Fair, ok? Per poterli pubblicare. Quindi, ragazzi, se avete un amico che fa il parrucchiere, che ha un sogno da voler realizzare, quindi sognare si può, è qui che mi collego. Assolutamente si deve. Noi vi diamo la possibilità di poter venire con noi, quindi volare a Miami e realizzare il vostro sogno, quello di un servizio fotografico, di avere le vostre fotografie, poter ovviamente decantare tutto questo progetto, ma soprattutto, niente proprio di meno, sarà tutto ripreso dalle telecamere e andrà in onda su un'ente televisiva che al momento, ripeto, non voglio dire, perché io fino a quando non ho il gatto nel sacco non lo dico. E anche quindi, perché l'hai detto prima, ci sono delle varianti, sì, che non dipendono, sì, ovviamente, sì, però ripeto il progetto c'è, quindi se conoscete qualcuno che ha voglia di fare questa esperienza, contattatemi.
scrivetemi a Gigi Lesotre, così almeno vi darò tutte le informazioni anche su questo. Grandioso, grandioso. Hai capito? Com'è? È fantastico, quindi tu, cioè, sei veramente pieno di iniziative, sì, ma pieno una cosa, di progetti, ma adesso, pieno adesso, di belle cose. Adesso te la faccio io però una domanda. E fammela. Te la posso fare. E fammela. Ma senti un po', io ti ho detto, e ho detto anche al pubblico che ci sta guardando, quali sono le i miei sogni, ma tu hai un sogno nel cassetto oppure hai un qualcosa, un qualche progetto che si potrà realizzare a breve termine oppure no, a parte quello con me? A parte quello con te, che è un bellissimo progetto, anche quello non vedo l'ora di insomma di realizzarlo. Lucia Simonini dice un sogno davvero. Dice, sì, sì, è un sogno veramente. Sì. Lucia sì, devo sì, dire sì, 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 sì. Tra l'altro sembrano veri. Anna? Lucia Simonis. Okay. Lucia, scrivi a Gigi Lesotre, dammi il tuo contatto perché così almeno magari non si sa mai. Noi organizziamo sempre eventi con Fashion Food Wine e potresti essere anche chissà, tu una nostra collaboratrice, comunque da poter collaborare insieme. Roberta Ricci, ciao. Roberta, ciao, guarda un po'. Sei, non so se sei vista tutta la diretta, ma io ho fatto vedere Roberta la nostra visiera straordinaria, straordinaria. Adesso l'ho tirata su perché sennò c'è il riflesso nella telecamera. Straordinaria. Grazie ancora per avermi dato questa libertà di poter respirare, soprattutto. Poter respirare, una bellissima libertà, assolutamente sì. Sì. Sì, io tornerò, te lo dico, tornerò in GRP. Ah, sì. Eccolo lì il sogno. È una piccola chicca, poi vi racconterò. Beh, GRP, di più. GRP, perché GRP tu arrivi TV, anche da lì, io, no? Oh, sì, diciamo che non ho mai smesso di collaborare con loro, però con questo momento lunghissimo, certo, diciamo di pausa piuttosto che insomma di anche proprio di rallentamenti per mille motivi, insomma, certo, avevamo un pochino sospeso. Allora... Ma un po' tutti, cioè, non solo tu o io, che un po' tutti quelli che hanno fatto spettacolo in questi anni hanno tutti un attimino rallentato, no? Chi ha fatto da casa, chi non l'ha fatto, chi si è perso, non lo so. Sì, no, di fatti. E allora diciamo che ricominciano le collaborazioni sia con Scrittori in Onda, quindi se c'è qualche scrittore Onda in GRP mi contatti pure che ne parliamo, certo, e qualche minuto in diretta con un progetto che si chiama 10 minuti composti. Oh, guarda un po', un gioco di parole. Ebbene sì, quindi vabbè, mi hai fatto svelare. Sì, non potevo. Anche qualche news. Tu devi sapere che quando tu mi dici qualcosa che è in modo che può essere non solo evolutivo, di più, io ovviamente io non ho detto, cioè sapendo, se lo vuoi dire lo dici, sì, sì. Ma è una cosa talmente bella. No, è molto bello, ne sono molto contenta in realtà, e mi fai morire perché tu sei come me, io non mi tengo un ceccio niente, in bocca, niente. Nel senso che se una cosa è bella, magari insomma ti fa piacere, già, crea entusiasmo, perché non dirla? E poi e perché non anche dirla con me? Ma no, infatti è un grandissimo piacere. Grazie. Eccola qua, Roberta Ricci ti dice ciao con tantissime Robin, ciao. Ciao Roberta, sono un po' invidiosa, ti dico la verità, però... Invidiosa per cosa? Per la tua face off. Ah, pensa a te. Sì, tu ce l'hai, vabbè, io no. No, è molto bella. No, è molto bella, sì, veramente, sì, sì. Quindi... Davvero complimenti a Roberta, ma anche a assolutamente a Lele Danzi, Lele Danzi, sì, che è il designer, ha avuto, sì, questa splendida, sì, idea, sì, 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 Lele, sì, appunto Lele Danzi, bravo, sì, bravissimo, sì, sì. Bene, bene, bene.
Oh, ragazzo, abbiamo 3 minuti per salutare, per dire ancora tutto ciò che vuoi. Guarda, 3 minuti di bellezza, ovviamente, 3 minuti per ringraziare te, Ivana, per avermi ospitato nel Sognare si può. E sicuramente ci vedremo anche altre volte, perché così almeno abbiamo tante cose da dire. Sì. Il nostro pubblico ha piacere di ascoltare le nostre novità. Saluterò dopo tutti quelli che sono in diretta, sono stati in diretta a vedere la diretta di Instagram e ovviamente anche quelli di Facebook. Che dire, contattatemi, chi ha voglia di fare, chi ha voglia di collaborare. Sta nascendo Fashion Food Wine, che è una società di servizi, diciamo, di comunicazione e di spettacolo, insieme a Max Sciro, seguitelo su Instagram. Oppure Massimiliano Bianco e su Facebook. È veramente un'iniziativa dietro l'altra che coinvolgeremo tutti. Ho coinvolto insieme a Max Ivana, Vincenzo, Serafina e tutti quelli che vogliono fare qualcosa, che hanno voglia di fare una cordata unica, perché insieme possiamo fare tanto. Quindi bravo, hai detto una cosa molto bella che a me piace ribadire sempre, 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 ed è proprio questo, che insieme, facendo rete, si può sicuramente darsi una mano e ottenere di più, che da soli si va poco lontano. Superiamo questa guerra, bravissimo. Superiamo questa guerra, perché come in tutte le guerre, alla fine c'è poi la resurrezione, come la nostra Fenice. Assolutamente, giusto? Sì, guarda, l'hai detto, per me è motivo di grandissima... cioè, come posso dire, una sorta di mantra per me. Sì, lo è anche per me. Perché io credo profondamente che tutti quanti cadiamo. Sì. Se fai qualcosa è possibile che questo accada. Se stai fermo non avrai mai niente, non farai mai niente. Se rischi, comunque qualcosa ti può succedere. Esatto. Succedono le cose belle, ma succederanno anche qualcosa di brutto, può perché anche può capitare, ma se hai la forza poi di rialzarti, sarai sempre un vincitore di quella che è la vita. Quindi esatto, questo non è. Facciamoci, ecco, soprattutto non facciamoci abbattere dalle negatività, ma cerchiamo di sopravvivere, perché così possiamo vivere. Concordo, bisogna non mollare mai, sì. Si cade, ci si rialza più forti di prima, e dobbiamo imparare da ogni piccolo passo, da ogni emozione positiva o negativa che questa sia. Un ricordo, l'hai detto, in questa giornata alle vittime di questa pandemia, sono tante, sperando che al più presto questa nostra guerra possa finire. Assolutamente. La facciamo finire. La facciamo finire adesso, presto, forse, prestissimo. Forse stiamo ancora un po' in gabbia per Pasqua, ma poi... Poi speriamo poi davvero speriamo che sia terminata. Siamo vicini a tutti quelli che sono a casa, che non hanno lavorato sia da un anno a questa parte, sia un po' altalenante, come anche per me è successo. Il salone, apri, chiudi, esatto, apri, chiudi. Tra l'altro, un po' come una dieta, devo dire la verità. Bravissimo. Quindi, ricordiamo che tu stesso in questo momento... Siamo fermi. Sei fermo. Con il lavoro, sì. Siamo fermi. Però come vedete non mi abbatto, infatti. Andiamo avanti, ci sono tante cose da fare, dobbiamo farne tante, quindi insieme. Ciao Paola. Ciao ragazzi. Ci hanno ascoltato, ci ascolteranno. Grazie per essere stati con noi, grazie per condividere con noi sorrisi e speranze e tanta voglia di fare, ma mi raccomando. Ma soprattutto, se parliamo di sorrisi, sai che cosa faccio? Tanto ormai siamo in chiusura, io tolgo la mascherina, metto la mia visiera, tiro giù e comincio a respirare, assolutamente tranquillo e beato, sento l'aria fresca che mi sta avvolgendo il viso, poi mi sento così glamour e fashion che chi mi ammazza a me. Ma certo che no, infatti. Quindi ringrazio ancora Costiglione d'Asti. Un appuntamento alla prossima, mi raccomando, non mancate, sognare si può. Sempre. Sempre e comunque, bravissimo. Ciao. Ciao. Brisciavano un mas.
Italia.